Buongiorno, il nostro Brunello di Montalcino viene da un vigneto particolare, è esattamente in linea d'aria 2 km verso ovest, alla stessa altezza di Montalcino, per cui siamo oltre i 500 metri, con un'esposizione verso nord, un clima molto fresco, ventilato, un vino ovviamente 100% sangiovese che matura molto tardi, infatti il nostro Brunello è uno degli ultimi vigneti ad essere raccolto in tutta la denominazione. È un vino speciale, Caterina, vero? Eh sì, il Brunello è sempre il re dei vini toscani. Il sangiovese si riesce proprio a esprimere al 100% e questo lungo invecchiamento in botte, questa nota speziata è molto molto decisa. E poi in questi ultimi anni sto notando, visto con questo cambiamento climatico, la nostra esposizione comunque qualche anno fa non poteva essere considerata migliore, invece la nostra esposizione ora ci dà dei risultati veramente unici. C'è un vantaggio, l'esposizione a nord che un tempo era considerata una cosa negativa, con questo clima che va modificandosi è un'arma in più. Siamo gli unici a finire la vendemmia a Montalcino verso la prima settimana di ottobre, però riusciamo a ottenere veramente un sangiovese molto profumato, e questi profumi se li porta dietro anche per tutto l'invecchiamento. Ma infatti noi non abbiamo fretta, perché comunque un Brunello esce al quinto anno, per cui se lo raccogliamo anche 10 giorni dopo tutti gli altri non è un problema. Infatti il nostro è un Brunello di montagna, e come diceva il saggio, il gusto ci guadagna. Salute.